Allora ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Vedo questo video perché ovviamente avete attivato la campanella sul mio canale e chi non l'ha fatto lo faccia per favore. E ovviamente state refreshando la mia pagina home di YouTube, il mio canale YouTube, state refreshando ogni volta che esca un video aspettandolo, vero? Cosa ci scommettiamo che lo state facendo da 1 a 10? Il video che state vedendo, eccetto questo video qua, parte finale del video, e sono registrati dopo l'unboxing che ho fatto, che vedrete successivamente a questo video qua, che sarebbe l'introduzione. Infatti, nel video successivo vedrete ci sta la musica, l'instrumental, in questo caso di sottofondo. Quindi, siccome l'unboxing del capo non dura tanto, inizierò a parlarvi un po', di aggiornarvi un po' sul fatto del canale. Nel senso che vi parlerò un po' dei progetti che ho in mente da portargli prossimamente. Iniziamo con il primo aggiornamento, il primo aggiornamento, con il primo aggiornamento che avete già notato, perché sicuro avete notato le live di ogni domenica. Vi ricordo questa domenica live alle intorno alle 2:30, 3 o 3:30, 4 che faremo. Sulla serie di Last of Us, e chi se lo fosse chiesto perché lo sto portando oppure perché non lo sa, e la risposta è perché è un canale morto e non so che contenuti portare. Ah, scherzo. Perché io penso che sia un gioco davvero figo e bello. Figo, bello, bello, figo. Un gioco davvero bello e che vorrei portare. È stato gratuito per il PlayStation Plus del mese di novembre, se non sbaglio, sì, novembre, sì, novembre. E ho voluto portare, però l'ho voluto portare. Però se avete notato che lo sto portando in base alle live e non in base a video montati come ho fatto. Provato a fare con Call of Duty, Black Ops 3, con Destiny, che è la serie che ho iniziato ma non finirò mai. Credo che prenderò questa piega pure per gli altri giochi che porterò in live. I prossimi giochi che vorrei portare o sono The Last of Us 2 o Cyberpunk 2077. Rispondete qua a destra o a sinistra, no, non me lo ricordo bene se si fa. Una novità è che sarebbe questo. In mente un progetto davvero grande da realizzare, però non in questo periodo, ma prossimamente con il mio team. Perché se lo fossi chiesto, il mio team è un team competitive di Rainbow Six. Vi lascio l'Instagram qui a fianco e il link in descrizione del profilo qui sotto. Sarà un bel progetto, ve lo assicuro. Però lo scoprirete solo più in là, che sarebbe verso, non lo so, non lo posso dire. Il terzo novità del canale, che è il Copper Montage. Potete vedere l'ultimo episodio del Copper Montage qui sulle schede. Ovviamente continuerà, se non continuerà costantemente, ma ci sarà. E infatti cercherò pure di pubblicizzare la serie in qualche modo oppure da qualcuno. E niente, ragazzi. Queste sono le novità che vi sto portando nel canale. E niente, così questa parte di video è finita. Come avete visto, non c'entra un cazzo con l'unboxing, ma giusto per tenervi aggiornati. Ovviamente qua sotto troverete tutti i miei link, tutti i miei link di social. Ragazzi, godetevi questa parte di video dell'unboxing. E ci rivediamo più tardi con la recensione.
Ok ragazzi, siamo tornati qui e niente ragazzi, ora vi dico la mia su questo cappello. Questo è veramente un ottimo merch cappello, lo consiglio pure a tutti per chi piace il color arancione, che poi se lo vedete qui non si nota, però è un arancione un po' fluorescente. Questo colore penso che sia proprio adatto ad abbinare il mio colore preferito, cioè il rosso. Infatti se vedete questa la maglietta rossa, ora non vi faccio vedere, però c'è la maglietta rossa, guardate proprio, compro pure le scarpe rosse e pure una felpa rossa che ora non c'è, l'ho tolta però ce l'avevo. Infatti se vedete me la metto qua. Non sto vedendo una cam, però penso che si abbini molto bene. Qua a fianco a me ci troverete altri prodotti. tra cui le magliette, felpe, magliette, felpe e cappelli. Ovviamente non il cappello e le felpe, saranno una tutte e due nere con il colore, con la scritta verde, e un cappello, questo con il cappello arancione e un cappello di colore nero. Se dovevo dare proprio un voto a MasterChef, darei un bel 7 su 10, cioè un votato una decina, un 7 su 10, perché veramente ragazzi questo è un cappello che è figo, non dà problemi. E niente ragazzi, voi mi chiederete perché ho scelto proprio questo cappello e perché proprio Jamie Tex e Madman. Ad essere un frenetico fan di Jamie Tex e Madman,